cellule staminali come prima cosa sono minuscole. Sono veramente molto molto piccole. Io una staminale me la sono sempre immaginata tonda, perché la staminale è la cellula più indifferenziata che esiste al mondo. Ne esistono di diverse categorie di cellule staminali. Le staminali adulte sono quelle che ci portiamo in corpo e sono cellule staminali perché sono in grado di dividersi e anche di specializzarsi. Quindi le staminali del midollo osseo producono cellule del sangue, le staminali della pelle producono cellule della pelle. Queste vanno sotto la categoria staminali adulte, che anch'io oggi ho. Poi c'è un'altra staminale, che è la staminale embrionale, qui bisogna andare indietro nel tempo, oggi io non ce l'ho più nel mio corpo. Queste cellule sanno dividersi in laboratorio e sanno generare, pensi, tutti i 250 tipi di cellule specializzate del nostro corpo. Le cellule staminali embrionali umane, appunto, crescono in colonie che sono molto molto compatte e queste colonie sono caratterizzate dall'avere un bordo estremamente netto. Sembra quasi che siano disegnate. Quando noi tutte le mattine arriviamo in laboratorio e controlliamo le cellule, quello che facciamo è valutare la bellezza e la qualità della colonia. Noi cambiamo il mezzo di cultura tutti i giorni, sono tra le poche cellule al mondo, se non magari le uniche, a cui dobbiamo cambiare il medium tutti i giorni. Mia nonna, quando mi chiede cosa vengo a fare il fine settimana in laboratorio, vado a dare a mangiare le cellule. Le cellule sono mie, assolutamente. Ci sono alcune linee che sono mie, le ho scongelate io, le ho cresciute io, le ho amplificate io. L'ambito delle staminali è importante soprattutto per capire, prima che per curare. E credo che sia importante soprattutto per capire come si formano i nostri tessuti e quindi come si ammalano. Io dico anche un po' per capire da dove veniamo, perché in fondo se pensiamo alle staminali molto precoci, quelle embrionali, ci dicono tantissimo, no, sullo sviluppo, sull'embriologia umana e tra l'altro ci offrono una finestra di osservazione su eventi sui quali altrimenti noi non avremmo assolutamente nessuna capacità, no, osservativa. Una delle grandi aspettative nell'ambito è proprio quello di usarle come pezzi di ricambio per tessuti danneggiati, però questo è un lavoro difficile. La malattia di Huntington è responsabile della perdita della stragrande maggioranza dei neuroni dello striato, quindi c'è proprio una riduzione delle dimensioni dello striato perché i neuroni muoiono. Ovviamente è una morte irreversibile. Lo striato è complicato, nel senso che è più o meno come posizione è dietro gli occhi, però più o meno nel centro del cervello. Prima di tutto partiamo dalla nostra cellula embrionale staminale nello stadio indifferenziato. Noi prendiamo le nostre cellule, che sono proprio come dei pezzettini, quindi dei piccoli pois, delle piccole colonie, e vengono fisicamente attaccate su un tappeto di cellule di topo. Queste cellule proliferano, sanno semplicemente proliferare e in potenza possono diventare qualsiasi tipo cellulare di un organismo adulto. E per mantenere questo livello indifferenziato, noi le cresciamo in un particolare medium e in più aggiungiamo questo fattore di crescita che chiamato FGF2, che appunto stimola la proliferazione e impedisce alle cellule di differenziare spontaneamente verso appunto dei sottotipi più adulti. Tu arrivi alla mattina, quello che fai è apri l'incubatore, tiri fuori tutte le tue piccole petri, con santa pazienza ti metti al microscopio. Le controlli. Quando le colonie diventano molto grandi, quindi quasi non c'è più spazio nel piattino e quindi anche sul tappeto dove stanno crescendo, c'è la necessità di tagliarle, quindi di spezzarle in piccoli pezzi che vengono poi staccati e rimessi su altri piattini. E così si può andare all'infinito, diciamo.
Il lavoro dell'istruttore di cellule è quello che facciamo tutti i giorni, solo che prima di metterci in questo abito dobbiamo capire quali sono le istruzioni da dare e tutto il trucco sta qui. Se si lascia la cellula andare per conto suo, la cellula casualmente va in qualunque direzione. Blocchiamo tutti i segnali per poter diventare cuore, per poter diventare muscolo, per poter diventare fegato, e la cellula a un certo punto è quasi costretta a diventare neurone. Decidiamo appunto di partire con i nostri differenziamenti, stacchiamo le cellule appunto dalla loro condizione indifferenziata e le piastriamo come singole cellule già su un substrato che di per sé è in grado di selezionare la crescita di alcune colture neurali. Esistono migliaia di tipi neuronali, quindi a seconda dell'interesse dello scienziato, insomma del ricercatore, nel nostro caso noi siamo interessati ai neuroni striatali, tu non solo devi far diventare una cellula staminale embrionale un neurone maturo, ma anche il neurone maturo di tuo interesse. Quello che fanno come prima cosa è cambiare la loro forma, possono assumere, diciamo, facce differenti a seconda del tipo di cellule in cui si stanno trasformando. Noi possiamo monitorare durante appunto il differenziamento in vitro che tutte le cose procedano per il verso giusto. Infatti se le cellule stanno differenziando omogeneamente verso questo fenotipo, questo destino neuronale, noi avremo nella nostra coltura, dopo circa 10-15 giorni, la comparsa delle cosiddette rosette neurali. Queste rosette sono disposizioni di cellule che rispetto allo stato pluripotente hanno proprio cambiato morfologia. Si dispongono attorno a un lume e in modo radiale proiettano verso l'esterno, ricordando appunto la forma di un fiore, di una rosetta. Sono proprio come un fiore vero, vero e proprio, e noi sappiamo che se il processo di induzione non è andato a buon fine, le rosette non si formano. Tutte le volte è la stessa ansia di vedere le rosette al giorno 9, cioè se le rosette al giorno 9 non arrivano, la delusione è la stessa come il primo giorno. Quello che noi facciamo è cercare di ricreare in vitro quello che accade normalmente quando si sviluppa il cervello durante l'embriogenesi. Durante lo sviluppo nel nostro cervello vengono rilasciate e prodotte e rilasciate tutta una serie di proteine che sono in grado di far assumere a questi precursori neurali specifiche caratteristiche. Noi continuiamo a dare a questi neuroni che differenziano e maturano nel tempo delle sostanze che li fanno stare bene, quindi gli danno forza, gli danno la possibilità di rimanere in vita, di maturare nel tempo, e contemporaneamente continuiamo a specificarli verso il tipo neuronale che noi vogliamo. E qua si parla anche magari di 2-3 mesi di differenziamento. Quindi dopo 2 mesi magari possiamo avere la nostra piastra piena di neuroni maturi che si collegano, si parlano, abbiamo anche magari neuroni lunghi qualche centimetro. Noi li portiamo avanti fino almeno 80 giorni di solito. Diciamo la cultura da sé a un certo punto andrebbe incontro a morte. Noi arrivati all'80° giorno cerchiamo di raccogliere quante più informazioni possibili, immaginabili possiamo da quel neurone. Quindi cerchiamo di capire che proteine esprime, che trasmissione ha, quindi che tipo di attività elettrica ha, con quale tipo di neurone è in grado di parlare. E poi abbiamo anche provato a trapiantarli, non proprio all'80° giorno ma un po' prima, in ratti. Il
momento del trapianto le dissocio, le stacco dalla piastra dove loro normalmente crescono e vado appunto a trapiantarle in embrioni appunto di ratti. Quindi prendo delle madri gravide e vado a iniettare appunto i vari embrioni. Dopodiché aspetto che questi animali nascano. Una volta nati, a vari stadi, sacrifico purtroppo l'animale e vado appunto a vedere di trovare appunto le cellule che sono andate a iniettare. Perché finché tu le fai crescere su un substrato che crei tu e loro si trovano a contatto con cellule simili a loro, tutto quanto va tutto bene. Il problema è quando te le metti in un ambiente complicato, come può essere un ambiente cerebrale, cioè nel senso dove sono presenti tanti fattori, tante sostanze e tanti altri tipi di neuroni differenti fra di loro. Funziona, diciamo, quando tu riesci a ricostruire delle connessioni, riesci comunque sia ad avere le cellule riescono a seguire, diciamo, un loro percorso di differenziamento e quindi riescono a diventare dei neuroni maturi e meglio ancora se diventano neuroni specifici di una determinata zona. Cioè se io vado a iniettare queste cellule, mettiamo nell'ippocampo di un cervello, se loro riescono a ricostruirmi, a diventare cellule proprio della regione ippocampale e a ricostruire delle connessioni specifiche con le varie regioni ippocampali, chiaramente questo è un successo, nel senso la cellula ha capito dove si trova, ha capito il percorso che deve fare per diventare veramente quella cellula. Il sacré patapouf, venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marre seul dans ses... È stato un regalo di Natale meraviglioso, anzi oggi è uscito su PubMed, sono troppo felice. Non è noioso, non è ripetitivo, non è sempre la stessa cosa, è un lavoro che ogni giorno scopri, che metti un pezzo in più, fai 5 passi indietro, però poi ne fai 3 avanti. C'è sempre qualcosa da aggiustare, qualcosa da sistemare, una molecola in più da mettere, un'altra da togliere, e c'è grande libertà di pensiero e di azione questo lavoro. Questo è un lavoro che uno deve sentire dentro, devi pensare alla soddisfazione che ti dà, cioè nel senso il bello di fare un lavoro che nessuno conosce, un lavoro che ogni giorno può darti delle soddisfazioni sempre nuove, sconosciute. Gli insetti hanno l'antintina, ma non hanno il CGG e questo è un mistero. Perché? A cosa serve? E tutte le volte l'evoluzione ci insegna, grande evoluzione, che quando qualcosa compare e resta, ha un senso. Abbiamo cercato il senso e l'abbiamo scoperto, ma non posso dirvelo.